ma sono un amico. Carlito. Damaglio. Draculino e Frankenstein. Occhio che Frankenstein si sente. GPM Video trasforma la realtà in un sogno. Amici di Traffic, siamo con il grande Paolo Händel. Un saluto. Buonasera a tutti. Sono molto contento. Sono spettinato? No, perché sai, preso così alla sprovvista, non vorrei. Capito? Una folata di vento. Essere un poco spettinato. Sono contento, emozionato, commosso di essere qui a Traffic, che io guardo sempre, da Milano, da Roma, da New York, la seguo sempre. È bella Traffic. Bravettoni! Cosa vuole? Buonasera! Buonasera! Poi quelle scene a cavallo della prateria. È perfetta. Quei documentari. Documentari sulle tartarughe. Se non ci fosse, bisognerebbe proprio inventarla? No, evitare di inventarla. Inventarla, grazie. Ciao amici. Torno a mangiare il dolce, grazie. Ragazzi, lo staff di Traffic è stato a Forlì ad un raduno di percussionisti italiani, dove strumenti vecchi si fondono con quelli nuovi. E tra gli strumenti antichi c'è il tamburello e il cajon. Vediamoci il servizio. Le radici del cajon sono da attribuire al Perù. Qui, nel XVII secolo, si stabilirono le popolazioni che venivano dall'Africa, alle quali non era concessa nessuna forma d'espressione. Avendo la cultura africana forti radici musicali, gli schiavi cominciarono ad accompagnare i propri canti scandendo il ritmo seduti sulle casse del pesce, facendole diventare, col tempo, un vero e proprio strumento musicale. Il tamburello è uno strumento musicale a percussione della categoria dei membranofoni, tipico della tradizione popolare, ha origini antichissime. Forse esisteva già nel secondo millennio avanti Cristo ed era comune a tutte le civiltà antiche, dagli ebrei agli egizi, dai sumeri agli ittiti. Era uno strumento esclusivamente femminile, come testimoniano i dipinti. Si pensa infatti che la sua forma circolare con i sonagli attorno sia stata scelta per la sua somiglianza col sole, simbolo di Astarte, dea della fertilità. Thank you.
Corsica. Finisce qui questa puntata di Traffic. Se volete contattarci potete mandarci un'email a traffic.segreteria@gmail.com o nel nostro profilo Facebook Van Traffic. Ci vediamo tra 15 giorni sempre su TEF Channel, canale 921 di Sky. Ciao!